Eccoci di nuovo qui, amici e amiche all'ascolto. Di nuovo il Ben Connessi da Roberto De Angelis. Parliamo sempre di Roma, stavolta più sportivamente parlando. Difatti il titolo l'avrete già riconosciuto in sovrimpressione. Questa è la Roma. La piattaforma è sempre Spreaker. Si scrive Spreaker con la K. Si pronuncia Spreaker, ma si deve scrivere spreaker.com/, cioè la diagonale per capirci. Stap Radio di Stefano Tini ed RDA Radio 1 di Roberto De Angelis. Saluto in questo istante il signor Don Vito Santo Nocito. La mia non è una presa in giro, mi dicono si deve dire Don Vito. Ogni tanto, vabbè, facciamo finta di niente, diciamo Don Vito. Vito, un grande abbraccio perché ti conosco da anni. Allora, Don Vito Santo Nocito poco fa ha pubblicato il punto di Alberto Fiano, uscito a caldo dopo Roma, Austria, Vienna. Di solito lo facciamo noi quasi in diretta, dopo Radio Roma Sport, Stap Radio e RDR Radio pubblicano subito a ruota il punto di Alberto Fiano, e poi gli altri canali via via discorrendo, magari a distanza anche di qualche ora, per vedere il riscontro. Ebbene, mi si dice che dalla provincia di Reggio Calabria, poi il web è infinito, ci mancherebbe altro, Radio 7 Folk Sud con Alberto Fiano ha totalizzato ben 147 ascolti, e io di questo sono contentissimo, e forse sarà più contento anche il diretto interessato. Ciao Alberto, come stai? Roberto carissimo, un caro saluto a te, al tuo staff, alla tua famiglia, agli ascoltatori, e questa notizia che tu mi dai mi riempie di orgoglio, mi lusinga, mi onora, te ne sono molto riconoscente, come sono riconoscente anche agli amici di Reggio Calabria a cui mando un saluto, e una grande soddisfazione, ne sono contento, speriamo di continuare così, perché no, anche di più, dai. Come no? Però mi devi togliere un segreto, cioè vediamo se riusciamo a svelare un arcano, carissimo Alberto, ma non è che tu hai fatto il punto sulla Regina, sul Crotone, sul Catanzaro, l'hai fatto sulla Roma. Allora le cose sono due: o è piaciuto il tuo modo di interpretazione e di presentazione dell'oggetto incriminato, cioè il dopo partita Roma-Austria-Vienna, oppure in quel del territorio calabrese, senza saperlo, abbiamo un gruppetto, un piccolo gruppo, un gruppo vasto di tifosi romanisti. Che ne pensi? Allora, siccome non è mia abitudine crogiolarmi nelle mie modeste capacità e via dicendo, diciamo, ma un pizzico di autostima ci vuole sempre, diciamo che l'80% è perché magari anche in Calabria ci sono feudi giallorossi, e il 20% perché magari a qualcuno, e di questo ne sono grato, mi compiaccio, è potuto piacere il mio modo di parlare, di esporre, e mettiamola così, dai. Oh, allora, poi ti dico che una certa persona, poi faremo nome e cognome, ti ha mandato i saluti in diretta, e di questo noi la ringraziamo. Ho già capito. Però, ascolta, diventa un attimo malignetto, perché io pensavo che sotto gli artigli di questa grandissima ed eloquentissima dottoressa tu mi cambiassi di termini, nel senso che dall'Alberto Fiano verace, pungente, satirico, che non le manda a dire, perché io cerco tutti i personaggi schietti qui da far parlare, dico, va, sarà un Alberto Fiano che diventerà in doppio petto, giacca, cravatta, perché la dottoressa avrà messo la sua impronta. Io invece vedo che il miglioramento c'è stato, e addirittura sei pure più pungente del passato. Tutto questo è merito anche della dottoressa Annalisa Peruzzi, e ti chiedo di metterti davanti a me perché ha già preso la clava. Questa prima o poi una mazzata in testa me la darà, e me la merito tutta. Però c'è stata una trasformazione dello speaker e dell'opinionista dove io rimango veramente a bocca aperta. Non che non era favorevole il primo acchitto, perché io quando ti ho conosciuto e tu hai parlato per la prima volta di me, ancora la Peruzzi era marginale. Però dopo diciamo che hai molto affinato le tue armi di dialogo e di opinione. Allora, intanto rivolgo un grande saluto, veramente con sincero affetto e simpatia, alla nostra carissima amica Annalisa Peruzzi, e non mi stancherò mai di dire che gran merito è suo, ma io ci metto tutti nel calderone, il merito è anche tuo che mi dai sempre opportunità, onore e piacere di avere questo spazio che
rendi orgoglioso e quindi più stai uno più prende dimestichezza con certe dinamiche. Il merito è di Annalisa che insomma sta facendo su di me un lavoro veramente notevole. Il merito di, in piccola parte può essere un po' mio che ci sto mettendo tanta buona volontà. Il merito di Guglielmo Timpano, il mio caro amico che a cui anche a lui mando un grande abbraccio, che mi dà l'opportunità anche lui di erudirmi in questo settore, degli amici di Roma Talk Radio, dove sai che io sono ormai sono speaker opinionista anche lì. Sì, sì, quindi sì. È l'unione che fa la forza. Io ho avuto la grande fortuna di trovare queste persone che sono ottime persone, ottimi professionisti, è ovvio tu non puoi mancare, tu ne fai fortemente parte, e portando avanti tutti questi lavori, chi facendo ognuno la propria parte, hanno fatto sì che quello che tu mi dici è potuto divenire realtà, e speriamo che continui anche. Comunque io non posso che ringraziarvi a tutti veramente sentitamente e con grande gratitudine sincera. Ti chiedo solo l'ultima cortesia: quando andrai prossimamente presso lo studio della dottoressa logopedista Annalisa Peruzzi, se qualche colpo di clava lo prendi per me, mi faresti un favore? Ovvio. Per gli amici ci si sacrifica sempre molto volentieri, anche perché poverina la demolisco e la incenerisco ogni volta, non è possibile. Non è possibile, ci vuole la sua pazienza, però io sono fatto così, alla fine prendere o lasciare, no? Del resto certo. Siamo tutti un po' funambolici, se no questa passione noi non la potremo né dovremo coltivare. Torniamo al punto invece. Concordo. Un punto accorato, caldo, della serie, ma questi la mentalità ce l'hanno sotto la suola delle scarpe oppure no? Perché, anzi, sotto la suola degli scarpini. Cagliari non ha insegnato nulla, Alberto. Cioè, io ho qualche perplessità oggi. Dimmi se è soltanto l'amarezza del momento, invece la squadra è matura, guarda, è pronta e via discorrendo. No, non è solo Cagliari. Io vado a ritroso nel tempo. Io esattamente un anno fa di questa giornata mi trovavo a Leverkusen per commentare per Audio Sport News con il mio amico Guglielmo Timpano la partita di Champions League Bayern Leverkusen Roma, e anche lì la stessa cosa: hai un approccio disastroso, due gol presi, poi rimonti alla grande 4 gol, 4-2, stai a 4-2 a 10 dalla fine, e a fine partita hai fatto 4 pari con rischio anche di prendere il 5-4 se non fosse stato per Hernandez, cioè Cicciarito, che lì si è mangiato un gol fatto, si è mangiato. Quindi a Bergamo la Roma, la Champions League, il secondo posto l'ha perso con l'Atalanta ad aprile di quest'anno, dopo 24 minuti stai 0-2 con il gol di Salah, se non erro, di Digne e Nainggolan. Al 53esimo stai 3-2 per l'Atalanta con doppietta di Borriello, e là poi San Francesco Totti è entrato e ha pareggiato, e meno male. Quindi, e lì ci siamo toccati la Champions League, perché lì basta che fai prendi quei 3 punti, hai 2 punti in più, poi pari punti con Napoli, scontri diretti a favore, Roma seconda, Roma in Champions League, Roma con 35 milioni di euro in più nelle casse e magari con qualche rinforzo in più in organico che serve. Quindi Cagliari quest'anno 86esimo stai 0-2, al 91esimo stai 2-2, e l'ultima ieri sera. Allora dico io: sbagliare umano, perseverare è diabolico, ma sì, quante ancora bisogna perseverare, quanto ancora si sperpera di far tesoro degli errori altrui, quanto ancora, per quanto tempo? Allora, qui il problema è veramente grave a questo punto. Io comincio a temere che, visto che è uno degli atavici difetti della Roma, questi blackout improvvisi di concentrazione, insieme anche spesso purtroppo alla mancanza di cinismo, io mi comincio a interrogare. Qui cambiano i giocatori, cambiano i dirigenti, cambiano gli allenatori, perché cambiano da Garcia a Spalletti. Però il problema sussiste sempre. Allora, che cos'è? Dove bisogna andare per proprio
a fondo, in quale contesto, per far sì che ciò non avvenga più. Cos'è che scatta nella testa di questi giocatori? Forse un senso di appagamento? Un senso di ah, è fatta, l'ho messa in ghiaccio? È ma vero. Si sa benissimo che, come dicono i Pennerossa d'America, la cui storia io ne sono appassionato, non vendere mai la pelle dell'orso, del bisonte, finché non l'hai totalmente ucciso. E quindi finché la partita non fischia la fine, il triplice fischio finale, anche se sei sopra di 3 gol e mancano pochi minuti alla fine, tu devi continuare ad avere una concentrazione di ferro, d'acciaio, e continuare a cercare di far male all'avversario. Certo. Alberto, ti dà, no? ti dà però alla Juventus queste cose non succedono. Perché? Perché ha una mentalità vincente. Alla Roma manca la mentalità vincente. È vero. E non è una cosa che si compra, è una cosa che si acquisisce con la crescita. E questa ieri sera, io mi incavolo non per il pareggio, che poi penso alla Roma ovviamente lo passi il turno, ma mi incavolo perché è stata persa una grande occasione di crescita dopo le belle vittorie con Inter e Napoli. È giusto. E siccome io ho paura adesso, perché siccome l'ambiente di Roma, tu lo sai meglio di me Roberto, è un ambiente molto umorale, che va dalle stelle alle stalle, ma anche la squadra stessa. Troppo facilmente, sì, è vero, sì. Qui a Roma purtroppo si fa così, o sia da Coppa dei Campioni o sia da Serie B, è vero. E deve viaggiare per dare il meglio di sé sulle ali dell'entusiasmo, oppure questo entusiasmo acquisito da queste belle vittorie con Inter Napoli, questa mazzata a livello psicologico si va da ripercuotere. E adesso io ho paura anche per domenica con il Palermo in casa, e spero con tutto il cuore di sbagliarmi. Quest'oggi Spalletti a Trigoria ha fatto il cosiddetto marzo a livello di mentale, fisico e tattico alla squadra. Che sia una volta per tutte, perché non saremo più quelli di giochi campionati, di giochi di coppe, di giochi di qualificazioni, e bisogna per forza di cosa trovare un'inversione di tendenza, certo. E di dire basta a questo veramente, a questa cronica, questa incapacità della Roma di avere questa concentrazione, allora, continua. Quindi sono nauseato, non ho parole, sono veramente, certo, arrabbiato, due osservazioni. Nauseato. Due osservazioni, Alberto. Allora, intanto ti saluta Marco da quel di Udine, che tra un po', poi nella prossima ora, avremo come nostro inviato esterno. Marco si trova d'accordo con i tuoi pensieri, e questo poi è il bello del mondo web, no? Prima abbiamo parlato di Reggio Calabria e provincia, adesso già siamo catapultati a Udine. Poi mi dicono che abbiamo un gruppo di ascolto di romanisti, che però il fuso orario ci sentono indifferite. Io vorrei però che qualcuno di loro scrivesse, così abbiamo riscontri più precisi, addirittura in provincia di Bogotà, in Colombia. Pensa un po'. Dove, di Bogotà? Bogotà, sì. Romanisti, cioè italiani, bella città, io ci sono anche stato. Italiani andati in Colombia per lavoro, uno di loro mi ha scritto che col fischio che ritorna in Italia sta bene là, ha detto che insomma lo stipendio lì ti lascia vivere, puoi anche risparmiare rispetto a qui, e purtroppo è l'amara verità della vita quotidiana. Purtroppo sì. Invece Italia, i suoi cittadini, i suoi patrioti, i suoi figli, diciamo, perché siamo italiani, sì, sì, figli di questa patria, di questa terra, li uccide moralmente, materialmente, proprio li sfruttano, quindi è giusto, certo, è giusto che ci sia questa. Io ho molti amici anche che stanno andando a vivere, sono andati a vivere anche in Israele, si trovano benissimo. Altri che non dicono perché non l'ho fatto prima. Vero, quindi, vero. Purtroppo è l'amara realtà. È una tristissima realtà. Sì, sì, non possiamo nasconderci, dobbiamo denunciarla ed evidenziarla, questa amara realtà. Invece per quanto riguarda la Roma, però caro Alberto, se io devo temere il Palermo, e lo rispetto il Palermo, attenzione, perché quest'anno Zamparini ha fatto mettere 11 persone con la stessa maglia e ha detto loro: scendete in campo e giocate, vedete quello che riuscite a fare, la voglio sfangare sto campionato, e poi lo cederò a qualche arabo o qualche cinese, il Palermo Calcio, ci provo alle migliori condizioni possibili. Allora, se noi dobbiamo temere una squadra di 11 persone che indossano la stessa maglia,
11, 14, 16, quanti sono, insomma. Sinceramente, che i giocatori della Roma cambiassero mestiere, andassero a fare gli idraulici, i tappezieri, i falegnami, perché quando tu di fronte in Serie A hai una squadra che ha assemblato 11 persone e gli ha detto provate un po' a giocare, vedete che succede, perché questo purtroppo oggi è l'amara realtà del Palermo, e me lo scrivono anche dal capoluogo siciliano, purtroppo che è così, e poi mi chiedono addirittura se possiamo farli parlare, questo lo vedremo in un appuntamento autonomo dove si parlerà solo di Palermo, chiaramente. Allora, se io devo temere questo Palermo attuale, cioè, allora lasciamo perdere, non facciamo nemmeno i pronostici, ce ne andiamo a casa, o no? Ma io non temo il Palermo, con tutto il rispetto per il Palermo, Roberto, io temo la Roma, e ieri è stata purtroppo, ahi noi, l'ennesima dimostrazione, io temo la Roma, perché questa squadra è una squadra anche che ha una follia. Perché non puoi, anche se cambi 4-5 elementi, e andare 3 giorni prima a Napoli, a San Paolo, sul campo del Napoli, che erano 2 anni che non perdeva, le ultime partite casalinghe, il Napoli 24 partite, ha fatto 19 vittorie e 5 solo i pareggi, capito? E vincere in quel modo 3-1, merita pienamente, con merito. E poi dopo 4 giorni andare in campo con l'Austria Vienna, anche se chiami 4-5 elementi, come giusto che sia, portarti poi sul 3-1 e a 240 secondi dalla fine, a 6 minuti dalla fine, poi stare sul 3-1 e a fine partita finire 3-3. No, e quindi io temo la Roma, non temo gli avversari, perché questa squadra è capace di vincere anche contro la squadra più forte al mondo, e poi di andare a fare figure, mamma mia, aprirsi proprio da mettersi la faccia proprio nascosta, dietro non so cosa, con una squadra anche di dilettanti o di categorie inferiori, capito? Io temo la Roma. Chiedendoti un commento sintetico di 40 secondi, così poi passiamo ai pronostici. L'uscita di scena di Sabatini chiude un capitolo positivo o negativo della squadra giallorossa, oppure di alterne situazioni un po' positive e un po' negative? Diciamo che ne ha fatte come carne in Francia, di belle e di brutte. Però che sia andato via, tu conosci il mio pensiero che ho avuto con Sabatini, su Sabatini, con tutto il rispetto, sempre con rispetto parlando, ci mancherebbe altro, quindi per me è un bene che sia andata via e si volta pagina. Ha fatto ormai a Roma, e nella Roma aveva fatto il suo tempo, da persona intelligente l'ha capito, anche perché è stato limitato il suo raggio d'azione, uno che vuole fare un po' troppo il comandante tra virgolette, e invece in una società con che sia forte, sia organizzata, ci vuole rispetto dei ruoli. È vero, questo. Ovvio, non è il caso della Roma, ma speriamo che cominci anche qua chi governa Roma a porre delle basi per far sì che si venga a creare una società, certo, non dico forte, ma quantomeno organizzata e competente. Almeno quello e soprattutto che sia chiara e trasparente anche con i reali obiettivi della squadra, e con i tifosi che lo meritano, perché i tifosi poi sono l'anima principale di questo grande motore, di questa grande passione, di questo grande amore che per noi è la nostra cara amatissima Roma. Alberto, vediamo, mi posso rubare 30 secondi se permetti, come no? Roberto, una come cosa no? Un dato, abbiamo parlato di noi tifosi che andiamo alla Roma, bene, allora io ti dico che ieri è stata una desolazione come ormai da tanto tempo, che a un certo punto, soprattutto verso la fine della partita, la Roma sembrava giocasse in trasferta, solamente 2.500 tifosi austriaci si sentivano, sì, e c'erano 18.000 giallorossi sugli spalti, a cui io rivolgo un applauso a questi fedeli romanisti, ma io sono sicuro che c'era l'Olimpico delle grandi occasioni, oppure un Olimpico anche con 40-45.000 posti, e con la sud piena, la Roma quella partita non l'avrebbe pareggiata, l'avrebbe portata a casa. Allora dico, siccome, e sono sicuro che se ci fosse stato già dallo scorso anno il sostegno della curva sud dell'Olimpico,
la Roma sicuramente avrebbe avuto in classifica 4-5 punti in più. Vero. Allora io faccio un appello, è giusto rispettare le leggi che ci siano, ma che siano uguali per tutti, perché poi se io vado a vedere Milano quello è successo nell'ultimo partita dell'Inter, tutto il calderone intorno ai Cardi e Vandanara, e allora gli civili non stanno solo a Roma, allora si prendessero le giuste contromisure per isolare chi non merita di entrare, ma si oppure desse l'opportunità a chi ama la squadra, cioè, la propria squadra, giusto, di tutte, oppure lanciamo comunque sia, di seguirla e di far sì che il dodicesimo uomo in campo faccia la differenza come giusto che sia. Giustamente, allora, sia se no lanciamo. Anche la società che si adoperi a far sì che si risolva il problema di far tornare la curva sud, che è vitale per la Roma. Basterebbe un po' di buonsenso da parte di tutti quanti. No, basterebbe un po' di buonsenso da parte del prefetto, del questore di Roma e dei componenti dell'osservatorio permanente sulle manifestazioni sportive. È un appello e una richiesta che noi facciamo civilmente e democraticamente. Certo. Altrimenti certo, lanciamo una provocazione forte, fortissima. Chiediamo alla S Roma che le partite che si giocano in casa di andarle a giocare in altre località vicino Roma, pure che si tratta dei paesi limitrofi Perugia che vengono, oppure dei paesi limitrofi Firenze, a Latina, Rieti, dove ti pare, Frosinone, qualunque sia, guarda. Sì, portiamo la Roma a giocare da un'altra parte quando ci sono le partite in casa, perché così facendo noi creiamo un danno anche all'immagine dello stadio olimpico. Qualcuno ci dovrà pur mettere le mani, perché se diciamo semplicemente non va bene, ma questi non ci sentono, qualcosa bisognerà fare. Esatto. Per cui io lo farei senza capito? Aspettare ormai la chimera dello stadio della Roma di Cordivale, allora il Flaminio, che è uno stadio a cui tutti vogliamo bene, che è ridotto in quel modo, investite quei 10-15 milioni, lo rimettete a posto, create un casino di 35-36 mila posti, quelli lì la Roma diventa un fortino inespugnabile, il Flaminio. Certo. Ci ricordiamo tutti la Roma di Gigi Radice del Flaminio. Come no, quindi, come no. Allora facciamo questo intanto e vedrai come veramente, allora altro del Juventus Stadium diventa veramente una fortezza inespugnabile a Flaminio, 36.000 posti, sicuri, attaccati al bordo del campo con il calore e la passione che sono quelli della Roma unici al mondo in questo ancora riescono a dare, con tutto il rispetto per le altre tifoserie. Allora voglio vedere poi come cambia la musica. Certo, è vero, hai perfettamente ragione. Alberto, andiamo allora ai tre pronostici, alle tre partite che noi vogliamo indicare come momento, spunto di gioco. Si gioca sempre, attenzione, con moderazione, con tantissima moderazione, come dice la norma di legge, ma noi lo consigliamo anche a livello umano. C'è la norma di legge, ma lo dicevamo anche prima che la norma di legge divenisse obbligatorio, per cui esatto, si gioca poco perché bisogna giocare. L'etica morale non va con le leggi, va con la moralità. Non si guadagna, non è un lavoro il gioco delle scommesse del calcio, è un divertimento e deve rimanere tale, punto. Andiamo con le partite. Obbligatoriamente e assolutissimamente deve restare tale. Certo. Allora, prima partita presa in esame, qual è? Allora, guarda, Real Madrid, Atletico Bilbao. Real Madrid, Atletico Bilbao, sì. Andiamo con una combo che include una mezza sorpresa, quindi 1x con over 2,5. Quindi 1x più over 2,5. Esatto. Continuando, Arsenal-Middlesbrough. Allora, vediamo un po'. Allora, andiamo in Inghilterra. Arsenal. Sincopiamo cortesemente, andiamo con Mid, che si capisce che è Middlesbrough, grazie, diamo il pronostico 1 con over 1,5, quindi anche questa è una combo, 1 più over 1,5 e esatto, ci siamo. Terza partita, guarda, le dico 5 così almeno diamo più
Bayern Monaco, Borussia di Mönchengladbach. Allora, Bayern M, Borra, Borussia, Mönchengladbach M, Gladbach. Sì, no, ma la sigla era qualche cosa, Mönchengladbach, MG, eccetera, ok, d'accordo. Pronostico? Uno con over 1,5. Uno? Chiedo scusa? Con over 1,5. Quindi anche questa qua, è una anche questa è una combo, esatto. Esatto, tutte sì. Combo facciamo. Sì. Roma-Palermo anche uno con over 1,5. Roma-Palermo 1 più... Over, tutto in diretta questo, over 1,5, sì. E chiudo con Verona Pro Vercelli. Bella partita, dove, bella partita, sì. Verona Pro Vercelli. Dove indico il marcatore, ossia Pacini che va in gol anche in questa partita. Ma marca, ecco, qualsiasi risultato, il Verona può anche perdere 10-1, ma se quell'uno, l'unico gol lo fa Pacini, la giocata è presa. Allora, marcatore libero o primo marcatore, mi stanno chiedendo libero, qui? Libero, marcatore libero, qualsiasi momento. Allora, ricapitolando, così senti se ho scritto fesserie o ho ricopiato la tua volontà. Real Madrid, Atletico Bilbao, 1x più over 2,5. Arsenal, Middlesbrough, 1 più over 1,5. Bayern Monaco, Borussia Mönchengladbach, 1 più over 1,5. Roma, Palermo di Serie A, 1 più over 1,5. Verona, Pro Vercelli, marcatore libero, cioè può segnare in qualsiasi momento, anche al 97esimo se l'arbitro farà giocare 97 minuti. Il pazzo Pazzini, non scrivete il pazzo Pazzini, mettete solo Pazzini, quindi marcatore Pazzini. È una bella giocata, molto interessante, oserei dire. Per cui vedremo se sortirà effetto positivo. Alberto Fiano, allora, gioco pericoloso ritornerà giovedì prossimo su Teleroma 56, sempre all'intorno alle 21, sì. 21.15, 21.30, se non vado errato. Minuto più, esatto. Minuto meno. E sì. Dove si parlerà spassionatamente e allegramente di calcio. Qualcuno mi scrive che il tribunale delle romane non è più come quello dell'anno scorso, però è nostro costume, è nostra abitudine guardare solo negli orti di casa nostra. E quest'anno noi abbiamo gioco pericoloso di Teleroma 56 condotto da Guglielmo Timpano, dove ci sei te, c'è Virgilio, c'è anche Fusillo e ci sono anche i laziali, ahimè, scherziamo, sì, chiaramente. Sì. Però è un bel gruppo, noi parliamo solo dell'evoluzione di questo gruppo, non ci interessa se il Tribunale delle Romane in altra versione è più noioso, è più divertente, sono problemi che toccano quell'emittente lì, giustamente. Mi sembra come giudizio che sia il migliore possibile, no Alberto? Non potevi essere più eloquente, chiaro e giusto, a mio avviso. Ognuno vede il suo metro di giudizio e il suo metro di condurre la trasmissione, ci mancherebbe altro, no? Allora, noi ti aspettiamo anche a Radio Talk Roma, è Radio Talk Roma? Roma Talk Radio. Roma Talk Radio, ogni lunedì dalle 12 alle 14 conduco la trasmissione SPQR, ovviamente si parlerà di Roma, soprattutto dell'impegno del giorno prima domenicale dei giallorossi in campionato. Oh, poi qui in cuffia Stefano Dini mi sta dicendo che quando avrai altre tracce audio sugli Amarcord della Roma sei il benvenuto, eh? Io ringrazio Stefano e mando anche a lui un saluto. Oh, e ti avviso, avviso anche te che da mercoledì prossimo 21 alle ore 23.30, quindi intorno alla mezzanotte, ma si potrà riascoltare in differita se uno già sta dormendo, ci saranno le fiabe della mezzanotte proposte da una nostra carissima amica che si inventerà, non so se fata turchina, fata azzurrina, fata vattela pesca, l'Annalisa Peruzzi che racconterà le favole di Esopo. Si comincia con il contadino e il serpente. Che io ho già ascoltato e invito tutti ad ascoltarle perché veramente la, è interessante davvero e rilassante anche. È anche rilassante e soprattutto offre un ottimo spunto di riflessione, così come abbiamo già dissertato, sì, con lei. Oh, un saluto alla tua dolcissima metà, a Rosy. Stavolta divento goliardico, permettimelo. Con tanti, con un fortissimo forza crotone. Crotone, 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 crotone.
No, dice, ha detto Roberto, forza Crotone, se poi mi si presenta col battibanni me la sono cercata. No, guarda, col bazooka, attenzione, sul Napoli. Esatto, e no, vabbè, noi sportivamente diciamo forza Crotone, poi anche quella sarà una partita, io penso, dal verdetto già indicato, perché c'è tanto dislivello tra le due formazioni, però la palla è rotonda. Almeno però sono contento per il Crotone, che finalmente gioca tra le mura amiche. È vero, ecco, oh, bravo. Però il mio cuore, visto che allora, io auguro al Napoli di vincere, ovvio per note ragioni di cuore, di vincere sempre, tranne due volte l'anno, e la deve perdere come ha fatto l'altro scorso. Io spero che il Crotone possa fare un buon risultato, hai visto, manda, vabbè, boccaccia mia, statti zitta, no. Amiamo sia i tifosi del Crotone che quelli del Napoli, ci mancherebbe altro, scherziamo, ed è giusto scherzare su queste cose, perché poi le cose gravi e serie della vita sono di altro spessore e sono di altra natura. Un salutissimo a mamma, di nome mamma come fa? Me lo sono sempre dimenticato. Giuliana. A mamma Giuliana, la mia graziosa, fedelissima radioascoltatrice, la metto al numero uno, perché riconoscermi dalla voce non è da tutti, per cui ha un fiuto eccezionale quella signora, ha un udito particolare, cioè ha detto lui, è quello, ci mancava solo il codice fiscale, il gruppo sanguigno, gli anni anagrafici, perché quelli la mamma non poteva conoscerli, e praticamente mi ha fatto la scheda anagrafica. È vero, mamma, sì. È verità. Beh, vabbè, giustamente ognuno ha una propria dote che coltiva e nel tempo viene sempre più illuminata. Buon fine settimana, ci risentiamo fra 7 giorni e speriamo che il prossimo punto di Alberto Fiano possa essere più gioioso, anche se sarà una gioia effimera, perché negli appuntamenti che contano la Roma per il momento ci sta deludendo. Grazie ad Alberto Fiano, buon pomeriggio e buon lavoro. Grazie a te Roberto, sempre un piacere, un abbraccio alla tua famiglia, un caro saluto agli ascoltatori, al tuo staff, buon weekend a tutti e sempre dagli Roma Daglie. E sempre dagli Roma Daglie. Ciao Alberto Fiano, grazie, ciao, molto gentile. Ciao, grazie, ciao, a ciao, voi. Ciao. Allora, ringraziamento al simpaticissimo Alberto Fiano, ogni tanto si deve anche ridere e scherzare, perché è diamine, su. Cerchiamo di essere anche gioiosi un attimo col dio del pallone. Ci fermiamo un attimo, tra un po' il prossimo collegamento, grazie.